Ciao a tutti ragazzi, è il giorno 2 del 2 Week Fat Loss, del primo segmento di questo incredibile corso di 90 giorni. Oggi abbiamo una sessione upper body, quindi la parte superiore del nostro corpo, ok? Con le braccia. Avremo bisogno dei manubri, ok? Io ho questi manubri qui da 3 kg, ok? Se voi non avete i manubri, non ho soltanto pesi da 3 kg, ho anche quelli chiaramente aggiustabili, però io chiaramente sono personal trainer, sono sempre equipaggiato in maniera effettiva. Comunque, se voi non avete i manubri, non c'è bisogno, non vi allarmate. L'importante è avere magari delle bottiglie d'acqua con cui poter fare l'esercizio, il bicep curl, shoulder press. Se non avete bottiglie d'acqua perché magari bevete dal rubinetto o magari non usate bottiglie d'acqua, potete usare le piccole lattine o altre confezioni di prodotti, ok? Involucri. Insomma, siate creativi e non perché non avete i manubri, bisogna evitare l'esercizio o bisogna evitare l'attività fisica, possiamo sempre trovare delle variazioni, non soltanto per l'esercizio, ma per quanto riguarda anche le attrezzature, ok? Allora, oggi è un allenamento ad alta intensità, come sempre. Però invece che fare 20 secondi di allenamento e 40 secondi di riposo, faremo 30 secondi di allenamento e 30 secondi di riposo. Questo non è proprio alta intensità, come vedrete, è un pochino più un allenamento di isolamento, più che un allenamento compound. Compound significa quando andiamo a allenare più muscoli, isolamento quando andiamo a colpire soltanto un muscolo specifico, come per esempio il bicep curl, che andiamo a colpire soltanto il bicipite. Noi shoulder press andiamo a colpire il trapezio e anche i deltoidi, ok? Però non sono allenamenti compound come possono essere il push-ups, come possono essere il deadlift. Sì, faremo push-up oggi, però non sono tutti allenamenti compound. Spero che questo abbia senso. E chiaramente, se avete bisogno di qualsiasi cosa, io sono sempre qua, potete sempre, sempre, sempre chiedere. Se avete bisogno di fare qualsiasi variazione, magari non avete l'opportunità, non avete adesso i fondi, non avete la possibilità di comprare magari manubri, e se non avete i manubri non avete la possibilità di accedere ad altre cose, non, mi raccomando, non saltate l'esercizio, trovate sempre una variazione. Se non riuscite a trovare la variazione, chiedete e chiaramente io vi dirò cosa fare al posto dell'esercizio, ok? Adesso iniziamo sempre con il nostro allenamento dinamico, il nostro riscaldamento dinamico. Andiamo a fare un po' di arm circles, quindi rotazioni delle braccia. Andiamo a farne 10 in avanti e 10 all'indietro, ok? Molto importante, come dico sempre, la respirazione. Inspirare dal naso e espirare dalla bocca. Inspiriamo dal diaframma e dallo stomaco, mai dal petto, ok? Adesso andiamo all'indietro. Facciamo questo tipo di respirazione perché così andiamo a togliere la tensione dal nostro corpo. Quando invece andiamo a respirare dalla bocca, creiamo tensione e la maggior parte delle volte delle vertigini, soprattutto quando una persona è all'inizio con l'allenamento, soprattutto questo tipo di esercizio, ok? Dopo il Lam Circus andiamo a fare il Jumping Jacks. Jumping Jacks, simultaneamente andiamo all'esterno con i nostri piedi e andiamo verso l'alto con le nostre braccia. Quindi questo è il Jumping Jacks. Se è troppo difficile, come ho fatto ieri, come vi farò vedere sempre, cioè sempre, possiamo sempre trovare la variazione. Quindi andiamo da una parte e indietro, andiamo dall'altra parte e indietro. Ok? Questo è il Jumping Jacks. Ora ne facciamo 15, andiamo in 3, 2, 1 e andiamo. Quindi 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ok? Quindi 15 jumping jacks li abbiamo fatti. Adesso andiamo a fare un pochino di high knees. Ginocchia alte, questi sono i nostri rituali. Come vedete sono gli stessi esercizi di allenamento dinamico che abbiamo fatto ieri, che faremo sempre. Questi esercizi che aiutano con tutto, okay, nella vita, quindi è veramente importante farli molto molto spesso. Anisa, le braccia danno la velocità, portiamo le ginocchia al livello del bacino o più alte possibile e questo è l'Anisa. Se è troppo difficile andiamo a farlo un pochino più lentamente senza portare le ginocchia tanto alte, ok? Se è ancora troppo difficile andiamo a toccare con la mano destra il ginocchio destro, la mano sinistra il ginocchio sinistro, ok? Questo è
la variazione. Cercate sempre di fare la variazione più difficile, però visto che vi faccio sempre vedere sempre tutti i tipi di variazioni che potete fare. 15 secondi, andiamo in 3, 2, 1, andiamo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? High knees li abbiamo fatti, adesso andiamo a fare i back kicks, quindi teniamo sempre il dorso molto eretto, ok? Andiamo a guardare in avanti o verso l'alto. I talloni vanno a colpire i glutei, le braccia sono da parte, le potete tenere con 90 gradi i gomiti, ok? Quindi andiamo in 3, 2, 1, questo è il back kicks come abbiamo fatto ieri, quindi non c'è bisogno di spiegazioni. 15, 14, 13, 12 e 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Quindi abbiamo fatto il back kicks, ok? L'ultimo andiamo a fare l'inchworm, è quello più lungo ma va fatto perché è molto molto importante, ok? Aiuta tanto la mobilità. Quindi i piedi vanno all'altezza delle spalle, ok? In inglese si dice shoulder width. Andiamo a piegare un pochino le ginocchia, andiamo sul pavimento, piccoli passetti, non tanto grandi, altrimenti andiamo a infortunare il nostro deltoide, la nostra spalla, ok? Piccoli passettini verso la panca, e quando siamo qua cerchiamo di non portare il bacino verso il basso né verso l'alto, teniamo sempre in tensione a livello delle spalle. Quando siamo qua, piccoli passetti all'indietro e ritorniamo nella posizione di partenza. Ne facciamo 10, la vostra velocità, mi raccomando, non è una sfida contro di me, è una sfida contro voi stessi, quindi molto importante la respirazione sempre su queste cose qua, cercate sempre di spingere voi stessi al massimo. Io chiaramente, come vedete, negli allenamenti cerco di spingermi sempre perché è una sfida anche per me, anche se da tanto tempo che mi alleno e chiaramente la mia stamina, il mio fitness è totalmente diverso probabilmente dal vostro, però io mi sfido sempre, mi sfido sempre, ok? Io sono a 7 e questo è l'ottavo, ne facciamo altri due. 9 e adesso è il decimo, che abbiamo fatto 10 inchworms. Adesso io sono più caldo, quindi spero che siate più caldi anche voi. Adesso facciamo il scalamento come dico sempre per chiaramente incrementare il ritmo cardiaco, prevenire chiaramente gli infortuni, ok? Essere pronti per il workout. Adesso andiamo a prendere il cronometro e facciamo 30 secondi per esercizio. Fatemeli vedere, ora ve li faccio vedere tutti. Per questo primo esercizio abbiamo bisogno di una sedia. Una sedia, un piano forte, un tavolo, magari un tavolino basso, così. Se avete una sedia comunque va benissimo, perfetto. Ok, facciamo il tricep dips. Ora ve lo faccio vedere a diagonale di fianco, almeno vedete meglio. Ok. Con le mani, più le mani sono vicine, più è difficile l'esercizio, ok? Quindi io vi consiglio per iniziare di farlo con le mani a livello delle spalle, ok? Ora ve lo faccio vedere con la forma completa, se è troppo difficile ve lo faccio vedere con la variazione. Quindi andiamo a distendere completamente le gambe, ora c'ho la poltrona, è difficile ora vedere il tutto, andiamo a spingere un po' il tavolo. Vediamo, no, è già contro il muro, quindi ve lo faccio vedere allora così, ok? Andiamo a distendere tutte le gambe, ok? Cercate di tenere i glutei più vicino possibile alla sedia, andiamo giù, 90 gradi al gomito e andiamo su, e stendiamo completamente le braccia, quindi inaliamo verso il basso e espiriamo verso l'alto, ok? Inaliamo e espiriamo, questo è, si chiama tricep dips, andiamo a colpire prevalentemente i nostri tricipiti. Se è troppo difficile andiamo a piegare le ginocchia, quindi pieghiamo le ginocchia a 90 gradi, andiamo sempre con i glutei vicino alla sedia, andiamo verso il basso, ok, e poi verso l'alto,
Inspiriamo e espiriamo, ok? Facciamo 30 secondi di tricep dips. Una volta fatto il tricep dips, andiamo a fare un po' di triple stop push-ups. Quindi andiamo sul pavimento, ok? Andiamo in push-up position, vi farò vedere, quindi c'è. Quindi le mani le mettiamo a una volta e mezzo le spalle, quindi se così e sono sotto le spalle, quindi è uno e mezzo è un pochino più distante dalle spalle, ok? Ora se riuscite a vedere, mi vanno più indietro, almeno riuscite a vedere anche un po' meglio, ok? Andiamo con i piedi sono insieme, andiamo sempre a tonificare la regione lombare, quindi l'addome, andiamo a spremere i glutei, poi i gomiti vanno verso l'esterno, andiamo giù, il petto tocca il pavimento e poi andiamo a fully estendere le braccia, ok? Il naso tocca il pavimento e andiamo su. Queste sono il push up, però noi cosa faremo? Faremo 10 secondi in tall plank, quindi 10 secondi così, che okay? 10 secondi andiamo a metà e 10 secondi andiamo a toccare il pavimento, ok? Quindi sono 30 secondi in tutto. Se è troppo difficile andiamo dalle ginocchia, quindi dalle ginocchia, ricordatevi, il push up dalle ginocchia non è questo, ma è questo. Dal bacino, il bacino va giù, ok? Non le braccia, ok? Una volta che l'abbiamo fatto, adesso vi faccio vedere com'è la modificazione. Andiamo 10 secondi, stiamo così, andiamo sempre con le braccia distese. 10 secondi andiamo a metà altezza e 10 secondi andiamo a toccare il pavimento, ok? Questa è il triple stop push up, il secondo esercizio. Per il prossimo andremo a prendere, aspetta, lo scelgo anche qui tutto, il Barry's Basic Curl, quindi andiamo a colpire i bicipiti. Servono chiaramente qui i manubri, se non avete manubri potete prendere le bottiglie di acqua, potete prendere gli involucri, qualsiasi cosa avete. Andiamo a distendere le braccia a livello delle spalle, ok? E andiamo a fare il curl, quindi andiamo a piegare il gomito e portare i bicipiti, portare i pesi vicino alle spalle, vicino al deltoide, ok? Quindi andiamo a distendere le braccia, andiamo a piegare i gomiti in questo modo, ok? In questo modo, come vedrete, chiaramente è molto più difficile di fare un bicep curl normale, qui serve molto più controllo, ok? Questo è l'esercizio, molto importante non fare lo swing con il dorso, molte persone fanno questo perché è pesante, magari hanno i manubri troppo pesanti e cominciano a rubare, come si dice qui, a rubare sull'esercizio, quindi molto importante tenere sempre le braccia distese dalle spalle, andiamo a piegare i gomiti, ok? E questo è Barry's Bicep Curl, si chiama in inglese, gli esercizi li dico sempre tutti in inglese, perché almeno chiaramente questo è internazionale. Il prossimo andiamo a fare il bent over row, andiamo a lavorare prettamente sul dorso, specialmente sulle ali, ok? Andiamo con i piedi a livello delle spalle, andiamo a piegare un pochino le ginocchia, i manubri sono insieme, le bottiglie sono insieme, teniamo sempre il dorso in linea, con il collo è sempre neutrale e andiamo verso il bacino, non verso il petto, andiamo verso il bacino, cioè andiamo all'esterno e torniamo con i pesi insieme, non all'esterno, insieme, andiamo a lavorare molto di più sul dorso, quindi andiamo e poi ritorniamo giù, andiamo e ritorniamo giù, ok? Una volta fatto questo andiamo a lavorare le spalle, andiamo a fare il dumbbell shoulder press, ok? Andiamo a prendere i manubri in questa posizione con un overhand grip, si chiama chiaramente in inglese internazionalmente, andiamo a livello delle spalle, ok? Ok? Cercate di piegare un pochino le ginocchia perché quando avete tanto peso, io non ce l'ho tanto, ma quando avete tanto peso e fate magari questo, andate a colpire la parte lombare e poi può provocare infortuni. Quindi una piccola, piegare un pochino le ginocchia, andiamo verso l'altro con i manubri insieme, ritorniamo a 90 gradi con i gomiti e ritorniamo verso l'alto. 90 gradi con i gomiti e poi torniamo verso l'alto, 90 gradi verso con i gomiti e andiamo verso l'alto, ok? Questo, come vedrete, non è ad alta intensità come quello di ieri, è un pochino più facile, però chiaramente non bisogna rallentare, bisogna sempre fare le cose per bene, ok? Ora, iniziamo 30 secondi
esercizio con 30 secondi di riposo, 3 rounds come sempre, 15 minuti di allenamento e poi facciamo un pochino di stretching statico, ok? Allora, incominciamo con il chair tricep dip. Prendiamo sulla sedia, ok? E andiamo in 3, 2, 1 e andiamo col chair tricep dips. Ok? Inspirare quando andiamo verso il basso e espirare quando andiamo verso l'alto. Ok? Molto molto importante questo esercizio. Ok? Lo faccio fare a tutti i miei clienti. Dips è molto molto importante, ok? Io lo faccio con la forma completa. Se è troppo difficile, mi raccomando, piegate le ginocchia. Ok? Abbiamo altri 5 secondi. 4, 3, 2, 1 e ci riposiamo 30 secondi. Il prossimo esercizio è il triple stop push up, quindi 10 secondi in panca, 10 secondi a metà altezza, 10 secondi con il naso che tocca il pavimento. Ok, adesso io mi sono seduto, ma non mi dovrei sedere perché perdo momentum quando ci mettiamo a sedere. Quindi ora io chiaramente apro la sedia, però non mi consiglio di mettervi a sedere, non succederà più. Ok, so, andiamo adesso sul pavimento, push up position, 5, 4, 3, 2, 1 e iniziamo col tall plank. Respirare sempre, sempre respirare profondamente. Ok, 3, 2, 1, andiamo a metà. Ok, questo è molto più difficile di quello che sembra, quindi se è troppo difficile andiamo sulle ginocchia, però cercate sempre di spingere. 3, 2, 1 e andiamo col naso sul pavimento. E torniamo verso l'alto. Ok, il push up è stato fatto. Adesso andiamo a prendere i nostri manubri, le nostre bottiglie d'acqua, quello che avete. L'importante è non rallentare o saltare l'esercizio, è veramente importante. Per noi come umani è molto importante la soddisfazione, quindi quando iniziamo qualcosa è molto importante finirlo, come vi dirò sempre. Questo programma non è soltanto per fitness, ma è molto più riguardante la vita, la nutrizione e tutto il resto. Quindi andiamo in 3, 2, 1 e andiamo di nuovo. Respiriamo sempre, non tratteniamo il respiro, molto importante. Andiamo, 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 non ci fermiamo mai. Andiamo, ci abbiamo altri 5 secondi. 4, 3, 2 e 1, ok? Il prossimo è il bent over row. Se vi ricordate, andiamo i piedi a livello delle spalle, andiamo a piegare un pochino le ginocchia, andiamo con il busto eretto, ok? Andiamo con i pesi insieme e andiamo verso il bacino, ok? Questo è il bent over row. Come vedete questo programma sì, riguarda fitness, ma riguarda soprattutto anche la mia vita, quello che faccio, quello che sono, come mi ha trasformato, tutte le cose che vi dirò, ok? Che spero riusciate ad applicare nella vostra routine, nel vostro stile di vita e che vi aiutino. Andiamo di nuovo in 3, 2, 1 e andiamo. Andiamo, ok? Teniamo sempre il dorso in linea, ok? Andiamo, andiamo, andiamo. Dovete sentire sul latissimo dorsi, si chiama. Quindi sì, le ali, praticamente 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Altri 30 secondi e andiamo a fare lo shoulder press, andiamo a lavorare un po' sul trapezio, sui deltoidi, sulle spalle praticamente. Ok? Respiriamo sempre molto profondamente durante l'esercizio, come vedete io metto la musica altamente barra più la copyright di YouTube, comunque se la volete mettere, mettetela pure, aiuta sempre la motivazione, però io sempre, come vedete, do sempre molti molti consigli. Okay, 3, 2, 1 e andiamo. Andiamo, 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 non ci fermiamo. Espiriamo sempre. Non andiamo a sbattere i pesi insieme, altrimenti andiamo a perdere momento. Quindi sì, andiamo a portarli più vicini possibili, ma non sbattiamoli insieme, ok? 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Ci siamo. Il primo round è stato fatto, andiamo altri 2 round, 10 minuti,
Come vedete, questo non è intenso come quello di ieri, okay? Però è molto importante fare questi esercizi. Come vedete, in questo programma lavoriamo su tutto il corpo, lavoriamo con i pesi, lavoriamo senza pesi, però questo è un programma che può essere fatto da qualsiasi parte, non richiede neanche tantissimo tempo, ok? Andiamo un'altra volta in 3 secondi, in 2, in 1, ripartiamo al secondo round. Espiriamo sempre, espiriamo. Andiamo, andiamo. Cinque secondi, 4, 3, 2 e 1, ok? Dips sono stati fatti. Come vedete, i primi due esercizi sono probabilmente quelli più difficili perché sono i compound, il push up e il dips. Gli altri sono molto più a isolazione. Isolamento, scusami. Niente, così. E se avete bisogno di qualsiasi cosa, come dico sempre, ok? Non ci fermiamo, chiedete sempre aiuto. Chiedere aiuto è un sinonimo di forza e mai di debolezza, ok? 3, 2, 1 e andiamo di nuovo. Andiamo, triple stop push up. 3, 2, 1 a metà. Andiamo in 3, 2, 1 e 10 secondi. Quattro, tre, due, uno e ci siamo. Ok, ora andiamo a lavorare sui bicipiti, servono i manubri e facciamo il bent wrist bicep curl. Ok, comunque, come andiamo avanti tutti i giorni, vi dirò sempre che cosa faccio magari nella vita e cosa mi ha aiutato tanto. Spero lo possiate applicare come vi ho detto prima. E come vi ho detto, non riguarda soltanto il fitness, questo programma, ma soprattutto la vita, tutte le cose che vi serviranno nella vita, ok? Quindi sono 3, 2, 1, andiamo. Bend free spice a kill. Cinque secondi, quattro, tre, due e uno, ok? Bent wrist bicep curl è stato fatto, il prossimo andiamo a fare bent over row. Andiamo a lavorare sul dorso, sulle ali, che servono sempre. Come vi dicevo, questo programma vi dirò per quanto riguarda la nutrizione, cosa vi consiglio di fare. Vi dirò per quanto riguarda la meditazione, per quanto riguarda il yoga, per quanto riguarda stretching, per quanto riguarda fitness, per quanto riguarda studiare o leggere, tante tante altre cose per incrementare la produttività giornaliera, ok? Andiamo in 3, 2, 1 e andiamo. Andiamo, andiamo ragazzi, non ci fermiamo. Andiamo più veloce per quando andiamo verso l'alto, lentamente quando andiamo verso il basso. Così andiamo e ci siamo, ok? Quando andiamo più veloce verso l'alto, lentamente verso il basso, andiamo a incentivare lo sviluppo del muscolo. Per questo è molto molto esercizio, come dire tanti clienti, andiamo più veloce quando andiamo verso l'alto e più lentamente quando andiamo verso il basso, indipendentemente dall'esercizio. Andiamo a stimolare lo sviluppo muscolare, il muscolo, chiaramente questo. Si può sempre trovare nuove variazioni in tutti gli esercizi, ok? Andiamo adesso in 3, 2, 1, andiamo con il shoulder press. Andiamo, andiamo, sono gli ultimi 70 secondi e abbiamo finito il secondo round. Cinque secondi, quattro, tre, due, uno e ci siamo, ok? Ci siamo.
abbiamo fatto anche il shoulder press, quindi due round li abbiamo terminati, adesso facciamo l'ultimo. Oggi siamo qui a fare questo video di nuovo nel mio salotto, però dall'altra parte, ieri vi ho fatto vedere una parte col divano, con la televisione e tutto il resto, oggi faccio vedere l'altra parte. È molto importante per me far vedere chi sono, cosa faccio, dove, i posti dove vado, dove mi alleno. Quindi nei prossimi giorni vedrete quanto ci alleneremo al parco, ci alleneremo in palestra, ci alleneremo nel parcheggio, ci alleneremo tutte le cose, tutti quei posti che mi hanno formato, dove sono stato, che mi hanno insegnato delle cose, ok? Andiamo di nuovo in 3, 2, 1, andiamo di nuovo, ok? L'ultimo 5 minuti e ci siamo, ok ragazzi? 5 minuti. Respiriamo sempre, ok? Se andiamo più lentamente verso il basso e più velocemente verso l'alto, quando andiamo a sentire di più l'esercizio, come vi ho detto, ci abbiamo altri 5 secondi, 4, 3, 2 e 1, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Adesso andiamo sul pavimento e facciamo il triple stop push ups. Ok, 4 esercizi, ce la possiamo fare ragazzi, ce la facciamo, 4 esercizi e poi facciamo un po' di stretching. Ok, quindi andiamo in 5 secondi con il triple stop push up. 4, 3, 2, 1 e andiamo in tall plank. Adesso teniamo per 10 secondi, respiriamo sempre. Andiamo, andiamo, andiamo ragazzi, 3, 2, 1, andiamo a metà. Ok. Andiamo, andiamo ragazzi, non ci fermiamo, non ci arrendiamo, mai arrendersi. Andiamo 10 secondi, adesso toccando il pavimento con il naso. 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Ok, 3 esercizi rimasti, 3 esercizi rimasti. Bel wrist bicep curl, bent over row, shoulder press. Adesso andiamo a lavorare sui bicipiti, ok? Andiamo a lavorare sui bicipiti. Andiamo di nuovo in 10 secondi da adesso. In 10 secondi da adesso, respiriamo, respiriamo. Come vedete questo workout, questo allenamento non è intenso come quello di ieri, come vi ho detto. Ieri il primo giorno è sempre più duro. Andiamo in 3, 2, 1. Andiamo ragazzi, andiamo. 5, 4, 3, 2 e 1, ok? Ci siamo, adesso andiamo a fare bent over row. Mancano solo 2 minuti, 2 esercizi e poi andremo a fare un pochino di static stretching, un po' di stretching statico. Ok? Respiriamo dal diaframma e dallo stomaco, mai dal petto, ok? Andiamo di nuovo in 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e andiamo. Respiriamo sempre. Andiamo a muovere soltanto le braccia, il dorso rimane sempre in linea. 4, 3, 2 e 1. Ok, ci siamo. Adesso andiamo a fare lo shoulder press. Shoulder press for the win. Shoulder press per la vittoria. È l'ultimo esercizio. Gli ultimi 30 secondi e poi andiamo a fare un po' di stretching. Respiriamo sempre. Okay, andiamo di nuovo in 5 secondi, 4, 3, 2, 1, andiamo, okay, 90 gradi e di nuovo su, 90 gradi, senza sbatacchiare, come si dice da noi a Firenze, i pesi, ok? Se magari avete un peso che fa molto, non riuscite, con cui non riuscite a finire l'esercizio, potete sempre fare squat, tuo overhead press, ok? Usate il momentum delle gambe, aiuta, però cercate sempre soltanto di lavorare sulle spalle se potete. 3,
2, 1. E bravi, bravi, complimenti, complimenti, fatemi un applauso, complimenti, complimenti. Day 2, quindi giorno 2 del primo segmento di 14 giorni è stato completato, adesso andiamo a fare un pochino di stretching statico. Ok, andiamo a distendere il braccio destro a livello della spalla, con la mano sinistra e l'avambraccio sinistro andiamo a livello del gomito, andiamo e portiamo il braccio più vicino possibile al nostro collo, diciamo, okay? Teniamo sempre il braccio al livello della spalla e dovreste sentire lo stretching sul deltoide, ok? Non verso il basso, non verso l'alto, andiamo sempre all'altezza della spalla. Respiriamo, inaliamo con il naso, esaliamo con il naso, ok? Queste sono un po' diverse come respirazione, le stretching e lo yoga. Aiuta molto, ok? E andiamo a rilasciare. Adesso andiamo al braccio sinistro, stendiamo, andiamo a prendere il gomito e portiamo il braccio a livello della spalla. Andiamo, respiriamo lentamente e profondamente. Se qualcuno vi chiede o vi chiedete quanto dovrei tenere la posa, io consiglio sempre tra le 5 e 7 respirazioni, non dico mai il tempo perché come noterete, diciamo, noterete all'inizio respirerete molto più brevemente, ok? Non sarà tanto lungo il vostro respiro, mentre tra 2, 4, 6, 8 settimane avrete una respirazione molto diversa e respirerete molto più a lungo, quindi il vostro stretching sarà molto più lungo e la vostra vita sarà molto meglio, ok? Adesso portiamo i piedi a livello a due volte il livello delle spalle, quindi se questo è il livello delle spalle, due volte il livello delle spalle, questo, ok? La mano sinistra va sulla gamba sinistra, sul quadricipite, un pochino più a fondo, e andiamo a portare il braccio destro sopra la testa, e andiamo a fare il side bend, dove sentire lo stretch sulla parte addominale e su qui, dalla parte, ok? Dalla parte del torace. Quando siete pronti, ok, andiamo a tonificare l'addome col braccio destro. Adesso andiamo sulla gamba destra, col braccio sinistro andiamo sopra la testa. Ok, una volta finito, un'altra volta, ritorniamo al punto di partenza. Adesso andiamo dal bacino, non dalle spalle, come abbiamo fatto ieri. Andiamo giù, 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 giù e andiamo in standing forward bend. Questa cosa è veramente importante, aiuta davvero con il fondo schiena, con la parte lombare, con il tricipite femorale, molto importante. Quando siamo pronti andiamo a fare piccoli passi, plank rollover verso la panca o il plank, ok? Andiamo verso fare il plank, come abbiamo fatto all'inizio. Questa è una cosa di transazione in yoga, ok? Andiamo adesso verso il basso, andiamo a spingere sulle nostre mani e andiamo a fare l'upward facing dog. Sentite sulla parte lombare, sull'addome, le spalle, ok? Grandissima cosa. Se volete sentire un po' più di tensione sulla parte lombare, potete portare i ginocchi verso l'alto, quindi andare a non toccare il pavimento nei ginocchi, con le ginocchia, scusami, in Firenze di ginocchia sono le ginocchia. E adesso piano piano con il bacino, con il sedere, andiamo verso il soffitto o verso il cielo se siete all'esterno. Andiamo a piegare un po' le ginocchia e andiamo a formare una V all'incontrario o downward facing dog. Andiamo davvero a fortificare le braccia, le gambe. Quando siamo pronti andiamo piano piano a piegare le ginocchia vanno a livello delle spalle, ok? I glutei vanno verso i talloni, andiamo a portare la fronte sul pavimento, le braccia sono stese, child pose, la posa del bambino, andiamo a strecciare tutto il dorso, andiamo a rallentare il battito cardiaco e andiamo a rilassarci con questa posa. Ok, quando siamo pronti,
lentamente ritorniamo verso l'alto, non velocemente, altrimenti potremo avere delle vertigini. E complimenti, complimenti, un altro allenamento, giorno 2 è stato fatto, spero che vi sia piaciuto, spero che adesso siate un pochino sudati perché aiuta davvero tanto con le endorfine, ok? Con gli ormoni, la serotonina, la melatonina, che sono ormoni connessi con la motivazione, con la felicità. Quindi è veramente importante fare attività fisica e soprattutto sudare, aumentare il battito cardiaco, aumentare la stamina, aumentare il nostro fitness per queste cose. Aiuta non soltanto con il corpo, ma soprattutto con la mente, perché se uno vuole davvero ottenere risultati, vuole essere positivo e felice qua sopra. Perché nonostante gli ostacoli che qualcuno abbia nella vita o qualcuno possa mettere nella vita, noi quando siamo positivi quassù e siamo felici, andiamo e conquistiamo qualsiasi cosa, ok? E poi è molto importante avere chiaramente una visione, avere un obiettivo, perché se sappiamo, come ho detto, se sappiamo dove andiamo, è molto più facile raggiungere quel posto, insomma, quel fisico. Quel peso, quello che vuoi, quello qualsiasi è il tuo obiettivo, quella performance. Se invece non sappiamo qual è il nostro obiettivo, non sappiamo dove andiamo, è molto più improbabile raggiungerlo. Spero questo abbia senso. Comunque, ok, giorno 2 è stato fatto, spero vi sia piaciuto. Godetevi la giornata e ci vediamo domani per giorno 3.